Aida spicca il bacio a Jeremias, ecco cosa è successo dietro la tenda. Aida e il bacio a Jeremias, la spicca si svela al Grande Fratello VIP, la verità di ciò che è successo dietro la tenda. Grande incognita riguardo a ciò che è accaduto tra Aida spicca e Jeremias dietro la tenda rossa del confessionale. I due si sono nascosti dietro l'unico angolo senza telecamere della casa del Grande Fratello VIP. Ilary Blasi e Alfonso Signorini erano sicuri che tra la venezuelana e l'argentino ci fosse stato un bacio segreto. In ogni caso, durante la puntata, i diretti interessati hanno smentito il tutto. La donna è stata categorica, soprattutto perché non voleva che il suo fidanzato si facesse strani pensieri. Alla fine, però, non è servito a nulla negare il tutto. Geppi ha infatti lasciato la spicca. Lei si è mostrata molto turbata, ma una volta metabolizzato il tutto, ha cambiato notevolmente atteggiamento. Grande Fratello VIP, Aida spicca racconta cosa è successo con Jeremias, il mistero della tenda rossa. Aida continua a smentire il bacio con Jeremias anche durante i vari confessionali. In ogni caso, però, la donna riconosce che tra lei e l'argentino c'è stato qualcosa e per questo non può far altro che comprendere il suo fidanzato Geppi. Dietro la tenda non c'è stato nulla, o quasi. La spicca ha infatti dichiarato, lo comprendo, lo sguardo che è stato e il bacio non c'è stato. Insomma, la venezuelana sembra parlare solo di sguardi. D'altronde, la showgirl e il fratello di Belen hanno mostrato moltissima complicità in queste ultime settimane e lui non nasconde affatto la sua attrazione nei confronti della sua coinquilina. Jeremias corteggerà Aida? Ultime news dal Grande Fratello VIP. Ora che la spicca ha avuto modo di pensare a se stessa e al gesto di Geppi ed ha così preso la sua decisione. Aida vuole andare oltre, pensando soprattutto a lei e a suo figlio. In tutto ciò, Jeremias non sa cosa fare. Il ragazzo vorrebbe conquistarla, ma allo stesso tempo non capisce se la donna possa gradire o meno le sue avances.